In un mondo dilaniato dalla guerra, pochi clan possono riuscire a governare il Giappone. Di questi due, i Chosokabe e gli Hattori proveranno la sfida impossibile, sconfiggere lo shogunato Ashikaga. Due player che si metteranno in gioco, Lucan Thorn e Nicholas De Maistri. Chi riuscirà a governare il Giappone? L'altro perirà. Seguite questa nuova co-op su Lucan Thorn Channel. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio. Effettivamente ragazzi, guardate che situazione, abbiamo praticamente reclutato eserciti bestiali brutali per fare il culo allo shogunato Ashikaga. Ovviamente l'esercito migliore tra samurai e altro è il mio, però comunque ragazzi sono degli eserciti abbastanza temibili, quindi io direi iniziamo le ostilità. Beh sì, tu hai fatto uno spawn incredibile di samurai, mentre io mi sono concentrato un po' di più sugli Ashikaru. Tra l'altro io vorrei dire, guardate qui, precisione migliorata, sono migliori dei suoi samurai con arco, ma facciamogli credere che sono... Quanti anni tuoi? I miei, come... Io ho 54, i miei 32. Beh, penso che... Aspetta, ma i samurai 52, gli Ashikaru invece... 29. Dai, andiamo? Aspetta, fammi raggiungere almeno Kyoto con l'altro esercito. Oddio, però con i due eserciti che ci abbiamo, cioè, spacchiamo. Quel quattro eserciti. Vabbè, ma mentre noi comunque ce la assediamo bene bene, cioè mentre io me la assedio bene bene, tu mi dai supporto sfondando la faccia a questo Ashikaga Yoshiteru. Ok, sì, dai. Che comunque dopo ci troveremo un altro esercito comunque. Sì, tranquillo, tranquillo. Dai, il vostro arrivo è sempre accolto con un benvenuto. No, non ti preoccupare, già sto facendo tutto io, ragazzi. Questo qui, tra virgolette, sarà la metà del... Sono entrati tutti in guerra. Sì, contro di me, come era prevedibile. Continua l'assedio. Ok, tu vai a spaccare un attimo la faccia a quello Yoshiteru là. E come faccio, scusami? Lo assalti? È il tuo turno? Beh, come si chiama là? Fammi vedere un attimo come sto messa la situazione. Oddio, guarda, potrei anche vincerla, eh. Anche se loro hanno uno spammone di samurai, però ovviamente molto meno veterani dei miei. C'hanno uno spammone di samurai. Vabbè, però figa, forse abbiamo attaccato un po' presto. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Se tu arrivi con i tuoi due eserciti... Se mi passi il turno. Ho detto, se arrivi... Oddio, scusatemi ragazzi. Ma... Dai, passa il turno. Ok, subito. Ok, appena sei arrivato... Vi dico, io non sto più nella pelle, vi dico solo sì. Questo. Ragazzi, Lucan Thorn forse diventa Shogun. Però ovviamente, vabbè, tanto per cambiare questo esercito di Koiki. Vabbè, gli Koiki l'ho detto, la posso anche perdere Echizen, nella provincia di Echizen. Non è che me ne importa più di tanto. C'è una bella guerra. Sì, vabbè, questa qui la risolvo automaticamente. Tanto comunque me ne importa relativamente di questo castello qui, Cioè, anche se vado in negativo, però cacchio, posso diventare Shogun. Se divento Shogun, me coglioni. Beh, comunque, cioè, siamo riusciti. Io di solito attaccavo verso il 60. Figa qua. Beh, qua, a parte che, ecco, in due, tra virgolette, esce meglio, però... L'ho detto, se riesco a mettere le mani bene... fare? Mi lasci di merda, i Tsutsui? È tutto quel che chiedo. Io faccio anche già la pace con i Tsutsui. Con i Tsutsui non mi conviene stare in guerra, quindi. I Tsutsui ti hanno dichiarato guerra. Sì, mi avevano dichiarato guerra, però subito mi hanno chiesto la pace. Quindi osserviamo il turno di Nicholas. Aspetta che... Vai, spacca la faccia. Spacca la faccia a quello sbarbatello. Con te. Ok. Ora le possibilità di vittoria sono più che centuplicate, quindi... Cioè, io direi a questo punto... Vabbè, forse...
vincere anche senza combatterla. Sì, senza troppi problemi, cioè, cazzo. 9000 e passa truppe. Vorrei dire contro 120 poveri cristiani messi in croce. Tra l'altro non ho perso quasi nessuno ha perso nessun uomo, vorrei dire. Ma va. Ok. Quindi appena passi il turno, Kyoto cadrà. Ovviamente ragazzi, risoluzione automatica perché sarebbe una battaglia da tipo un'ora questa qua, perché sono oltre 9000 uomini. 9000 uomini, ragazzi, sarebbe com'è? Accordo commerciale sospeso, Echizen, tentativo di arresto, blocco, oddio, oh mio Dio, oh cribbio, cioè ragazzi, non so, ho avuto uno spam, oh perché non mi hai fatto acca? Non mi hai fatto acca? LOL, oddio, non mi hai fatto acca? Ah ecco qua, risolviamolo automaticamente ragazzi, cioè... Oltre tante troppe unità. Tante troppe unità. È qualcosa di... Ma perché uno non mi arriva? Non mi arriva. Ma se io rifiuto? Vabbè, tanto lo stesso si comanda. Si combatte, quindi. Beh. Ragazzi. Ragazzi, io ho perso praticamente 125 uomini. Cioè, 125 uomini, davvero. Tanto valevano gli uomini. Kyoto catturata, ragazzi. Forse gli Hattori potrebbero diventare il prossimo clan shogunale. Volevo diventare io shogun. Beh, l'ho detto io però, ma... Cioè, oddio. Avevamo preso, comunque doveva essere io lo shogun, però... Vabbè, ma tra virgolette, scusami, ma ho fatto prima io. Però ecco ragazzi, tra virgolette sarei comunque quello che se ne sarebbe meritato di più, cioè voglio solo dire. Lo so, senz'altro, tranquillo. Ma te l'ho detto, una volta che ecco riesco a prendere tanti bei soldini, senz'altro, ecco, avrai l'aute ricompense da parte delle truppe dello shogun. Beh, te che ti dico, io adesso mando tutte le mie truppe. Cioè, io cerco di lasciare tutte le isole, cioè... Beh, ti dico, se lasci comunque l'esercito del Daimyo a fianco a quello di Kyoto, io ti posso iniziare comunque a dare un minimo di soldi, che ovviamente con questo minimo che tengo io... Cioè, non è che c'ho... Scusa, grandi... com'è che guadagni a turno? 200, per via di questi eserciti così bestiali. Purtroppo... Come puoi vedere, il commercio porta. Beh, e se commercio con te, senz'altro. Benvenuto. Cosa volete? Ora ti do tutti i soldi che tengo io, per farti capire. Così qui sono tutti i soldi che tengo io. Yimagawa. Da quanto è che stai attaccando Kawachi? Da un poco. Ascolterò attentamente, dopodiché risponderò in tutta onestà. Ora tu. Però tra virgolette ho bisogno, ecco, di un po' più di territorio. È il mio alleato. Eh? È il mio alleato. Beh, però a me mi risulta comunque che sta in guerra contro di me. Che da quello che ho capito gli sto parecchio sul culo, sì. Quindi. Beh, però effettivamente ok, ragazzi. Ora bisognerà, tra virgolette, switchare velocemente almeno 4 turni, che se si riesce a resistere così tanto, Ma se io tipo me ne vado? Oddio, in teoria il mio esercito potrebbe reggere. Però... Bisogna vedere anche... Comunque... tu blatera, ma io voglio i monaci, eh? Eh sì, senz'altro. Ecco, ad esempio, ragazzi, mi attaccano queste mezze sighe. Io direi, ragazzi, combattiamola, visto che non c'è stata una bella battaglia da un poco, tipo lo scorso episodio abbiamo solo parlato e cazzeggiato, quindi io direi che questa qui la si può combattere anche, ecco, perché... Beh, comunque, io adesso dovrei andare. Vabbè, però, ragazzi, cioè... è un secondo solo, dai. È un secondo solo, oppure crasha tu. Quanto ci metterai, più o meno? Oddio, penso che se il rush va pulito e ordinato come voglio io, anche un 5 minuti sì, massimo. Sì, che comunque
Abbiamo perso un salvataggio. LOL. Quindi ci abbiamo messo il doppio del tempo. Quindi, ragazzi, sì, apprezzate anche i nostri sforzi. Qualcuno aveva già conquistato la capitale di Yoda. Sì. Nell'episodio prima. Ho perso il salvataggio, però il video c'è stato. Comunque. Beh, a fortuna perché poi tu, tra virgolette, eri crashato. Però comunque, ragazzi, continuiamo. Vi rendete conto, ragazzi, il potere che tra un poco avrà Luca intorno di essere Shokun, di essere il capo del Bakufu, e non si è mai sentito lo shogunato degli Hattori. Shogunato Hattori. Il periodo dello shogunato Hattori, si prospetta una nuova era per il Giappone. Una nuova era di pace, luce e serenità. Che non durerà manco un secondo. Vabbè, se è per questo, se si caricasse qua LOL. Ok, finalmente. Ah, un'altra volta il bug. Lo adoro sto bug, c'è poco da fare. Ma io Non ci credi? Sì, l'ho visto, figa, ma non ci gioco più. Ho fatto venire l'odio per Shogun a uno dello shit. Perché ricordiamo, Nicolas De Maestri è entrato nello shit. Già. Però secondo me, se continuo a vedere sta roba contro Mickey e Quenning, figa. LOL. Battaglia epicissimo contro Quenning. Comunque, ragazzi, io devo andare. Vabbè, ragazzi, fai finita la partita. Qualsiasi cosa, lascia il PC acceso in maniera tale che almeno io la combatto. E poi una volta che ho finito, salvo. E ci vedremo senz'altro ai prossimi gameplay. Quindi, ragazzi, questa qui sarà la battaglia dove si decideranno, ecco, le sorti del neonato shogunato Hattori. Quindi, ragazzi, ciao a tutti. Ciao Nicolas. Ok, ragazzi, ora finalmente siamo da soli, però oh mamma mia, oh madre. E comunque sono ancora qua. LOL. Oddio, oddio, è una roba epicissima proprio, Ti dico solo questo. Se solo mi aprisse la pagina di... Tra l'altro LOL si è bloccato per via della connessione. Infatti. LOL. Dai, ci devo andare a giocare a poker. Va bene, dai. A parte che si è sentito, vorrei dire. Comunque c'è il prossimo. Quindi, ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ok, ragazzi, finalmente eccoci qua. Finalmente, tra virgolette, eccoci. Siamo finalmente soli. Oh, ragazzi, si sta prospettando una battaglia assurda, ve lo dico. Si prospetterà una battaglia di un'epicità totale. Ecco, sì, davvero bisognerà vedere chi riuscirà a sopravvivere in questa battaglia per il controllo del neonato Giappone sotto il controllo degli Hattori. Ovviamente, ragazzi, la battaglia è abbastanza facile da vincere. Comunque, come potete notare, anche se le unità sono in chiamata a raccolta, comunque stanno subendo parecchie perdite, quindi non è che le mie stiano messe meglio. Però ecco, da un lato sto sfondando io, da un altro stanno sfondando loro, quindi... No, il mio daimyo no, il mio daimyo no, no. Non potete avere il mio daimyo è sacro. Ok. E tra un poco, ragazzi, tre quarti dell'esercito nemico crollerà, perché si vede già da ora che la battaglia sta iniziando a prendere una bella piega, soprattutto per me. Poi se riesco ad acchiappare il generale nemico, proprio sarebbe l'ideale. Ok, il rush sta andando meglio del previsto. Ok, ragazzi, ok, oddio, ragazzi, cioè, la battaglia sto vincendo anche con abbastanza facilità, devo essere sincero. Però ovviamente voglio vincerla, ma non voglio che mi muori il generale, perché ovviamente i generali sono fondamentali in Shogun. Se te muoiono, cazzi tua,
Questo purtroppo è la dura legge della guerra, quindi. Ok. Ok, ragazzi, cioè davvero stanno sopravvivendo tipo in 5 o 6 qua dentro. Non so nemmeno io che cazzo sto a dire, però. Dovete aver pazienza, amici miei. Ok, ragazzi, l'ho detto, la battaglia sta andando meglio del previsto. Oddio, sì, si è concluso, si sta concludendo nel migliore dei modi, vorrei dire. Effettivamente, scusate ragazzi se sto parlando poco, però ecco, stavo anche tra virgolette in sovrappensiero. Però ecco, oh, stiamo il i miei samurai stanno facendo il loro sporco lavoro qui. E quindi ecco, gli è morto pure il generale, quindi sayonara sti infamoni. Ragazzi, guardate qui, il campo praticamente sembra tipo un preservativo dopo che uno è venuto tutto bianco a terra, che schifo. Ok, ragazzi, cioè le mie perdite non sono state nemmeno tante, però ecco. E quindi, ragazzi, visto che le mie perdite non sono state tantissime, e questo qui è l'ultimo episodio di questa campagna che ci siamo portati insieme io e Nicolas, vi direi lasciate un big like, commentino, e se la serie vi è piaciuta iscrivetevi. E ragazzi, vi dico, sta per tornare la MFR e la Napoleonic, però stavolta 4.0. ovviamente, ragazzi, mi dovrete dire voi che fazione volete. Allora, in questo caso per la MFR già ho deciso che sarà la Prussia, però nella Napoleonic la deciderete voi. Quindi, ragazzi, da Luca Antonio è tutto, ci vedremo ai prossimi gameplay.